Presentato il nuovo corso di formazione Digital Fabrication, elementi di modellazione solida e stampa 3D organizzato dall'Unione Montana del Catria e Nerone. Si tratta di un percorso all'avanguardia che coinvolgerà tutte le alte Marche e i territori limitrofi su temi innovativi. L'iniziativa è preziosa e rappresenta un'occasione di crescita personale e professionale. Poter spaziare, dare un semplice suggerimento, un segnale, un messaggio al mondo della produzione. E quindi poter introdurre, perché si tratta di un'attività formativa a livello introduttivo, a livello di ingresso iniziale, rispetto a questo mondo che non è neanche nuovissimo in termini di ultimi anni, ma che sta dimostrando di avere sempre più capacità di spaziare, di evolversi, di applicarsi a tanti settori. Spieghiamolo a chi è rivolto questo corso. Allora, il corso in realtà, essendo ad un livello introduttivo, ha una platea di destinatari molto ampia. Direi che alle imprese artigianali, industriali, produttive del nostro territorio, quindi ai diversi livelli tecnici che sono all'interno delle nostre realtà, è rivolto ai giovanissimi che magari hanno già avuto il diploma, hanno conseguito il diploma e si vogliono introdurre in questo mondo. È rivolto ai semplici curiosi che potrebbero trovare un settore in cui spaziare e da approfondire, perché è indubbio che vi sono possibilità di impiego assolutamente smisurate in termini di ampiezza e di diversificazione. Il corso avrà un numero chiuso di 20-25 partecipanti per una durata di circa 50 ore. Una parte teorica si svolgerà nel comune di Cagli e una parte pratica con esercitazioni su stampanti 3D nel comune di Apecchio. Le iscrizioni al percorso formativo termineranno mercoledì 20 settembre. Per partecipare è necessario collegarsi sul link dedicato nel sito dell'Unione Catria e Nerone. La stampa 3D è un divertimento nella sua accezione più ludica, perché vi posso assicurare che è molto divertente. Io, nonostante l'età, che non è più quella del gioco, però ogni tanto mi diverto anch'io ancora. E poi è molto seria. È tanto seria che il settore aerospaziale conta sulla sinterizzazione laser selettiva per stampare leghe metalliche per componenti critici come le pale di turbine e come altri sistemi in rotazione che hanno necessità di caratteristiche costruttive molto molto raffinate, molto spinte. Quindi non è una cosa così soltanto per l'aspetto ludico.